Buongiorno così, che bellezza. Wow. Sì, lo so, ragazzi, fa schifo, la cucina fa schifo perché ieri sono andato a dormire, avevo sonno, ho lasciato tutto così com'era. Però questi grandissimi quazzi, quazzerelli. Dopo lavo tutto, metto a posto. Stavo pensando che dovrei lavare le lenzuola, però è un po' uno sbattimento. Vediamo. Caffettino pronto. Ho aperto il tendalino così metto a stendere la roba che ieri ho messo a stendere qua. La metto fuori. Buongiorno amici! Volevo far vedere una roba che ogni tanto uso per farmi la doccia fuori. Ed è questo. Aspettate. Anzi, metto la telecamera qua. Scusatelo. Scusatelo! Allora, questo è un portadoccino a ventosa per farsi la doccia. E niente, funziona così. Ed è comodo perché adesso posso caricare l'acqua senza tenere. No, in realtà è comodo perché lo puoi mettere a questa altezza e fare la doccia fuori. Vi lascio. Come sempre il link in descrizione, sempre che ci sia ancora su Amazon perché io lo comprai tipo 3 anni fa, costa tipo 10 euro, però è molto comodo. Bucato, Chéri, Ducatone, pannelli solari. Tutto ciò vista mare. Che figo. Buongiorno così. Ho È quasi finito il caffè. Questa è una cosa molto molto triste e bisogna assolutamente rimediare.
lattino. Sto scorreggendo come un pazzo perché devo andare a fare la pupù. Quindi tra poco, sperando di riuscire a finire la colazione, andrò a fare la pupù nel mio bellissimo bagnetto. Si parte e si cambia spottino per la notte. Tronchino, non tagliare la curva. Non tagliare la curva. Porco due. E si va. Raga, sono alla spiaggia di Cartoe, dovrebbe chiamarsi così, posto da paura, comune di Dorgali, non si può neanche respirare, divieto di campeggio, non possono entrare cani in spiaggia, non puoi fare un c***o, però oggi è credo l'8 novembre o il 9, e boh, paura, ci sono tipo 10 macchine solo perché è domenica, c'è qualcuno che prende ancora il sole, io ovviamente vado a farmi un bagno, perché l'acqua è una roba devastante. Non sto più andando a camminare, infatti questo sprint di 8 metri che ho fatto mi sta facendo venire un infarto, però top, molto 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 felice. Dai Sherry, dai 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 dai. Facciamo vedere a tutti com'è questa spiaggia. Cioè, noi non andiamo dove c'è la spiaggia perché c'è gente, però guardate che roba. Atomico il mare, atomico. Occhio che cado. Wow. Come non detto, entriamo dalla spiaggia principale. Guardate che mare, assurdo. Volevo trovare un posticino con vista, solo che qua è tutto molto stretto e soprattutto non prende la linea che mi serve adesso per caricare un paio di video. E quindi niente, scenderò a Dorgali, sì a Dorgali, volevo dire Calagonone perché sono un pirla, e vedrò se c'è un posto bene, altrimenti salgo di nuovo su dall'altra parte e mi fermerò a Dorgali, oppure boh, non lo so, vediamo. Allora gente, sto per aprirmi una birra, sto facendo un toast. Guardate che roba brutta, sono sulle strisce blu. Era un po' che non accadeva. Però devo assolutamente fare un video, caricare un video. Quindi mangerò qua al bagno dell'8 novembre, sì. Goduria! Goduria! Calafuili, credo che si pronunci così, troppo trafficata, giustamente domenica e anche i local vanno al mare, però delirio, 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 io volevo solo trovare un posticino per dormire la notte, ma niente da fare, anche perché prende pochissima linea, quindi credo che mi sposterò verso Dorgali, sperando di trovare un posticino tranquillo su Park Fortnite, magari con la linea, sì, perché mi serve la linea, cazzo. E quindi niente, forse per la prima sera dopo 20 giorni non dormirò sul mare. Mi mancherà il mare. Dai, domani torno sul mare.
Cioè, io in tutto ciò lo sapevo come sarebbe andata a finire, perché questo è un terreno del cazzo e io... No, ma perché mi devo fermare ancora oltre? E ovviamente mi sono piantato, però ho messo le piastre e spero di uscirne. La prima volta ti pianti così così, la seconda ti pianti bene, giusto? Mica, ma io voglio dormire sul mare, che palle! Ma perché è così la sabbia? Che cazzo! Allora, prima prova è andata non a buon fine, perché qui davanti ho un po'... Sì, tocco abbastanza. Quindi se ne tolgo un po' anche da qua, da davanti, forse... Minchia, sono proprio un animale. Qui ho scavato ancora un po', ho messo le piastre bene sotto. Ora dovrei farcela. Ok, sono riuscito a uscire. Quella comunque è la coppa dell'olio, per fortuna la sabbia è morbida e boh, niente, sto posto è proprio, cioè, è bellissimo ma è da piantarsi malissimo. Trovato il posticino per la notte, è a tipo 30 metri dal mare, spettacolo.